quest'anno abbiamo registrato un calo del 34% del totale dei delitti in genere. Le rapine sono calate del 62,5%, cioè sono diminuite di 2/3. Un calo netto dei reati nella città di confine nell'ultimo anno, complice anche il lockdown di primavera. Flussi migratori verso la Francia continui, ma senza numeri da emergenza. Le parole del prefetto di Imperia Alberto Intini al tavolo del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico di Ventimiglia mostrano un quadro non allarmante della città di confine. Di certo, l'ultimo comune ligure prima della Francia è particolarmente attenzionato. I numeri delle forze dell'ordine in campo lo dimostrano. Solo di rinforzi ci sono 50 dipendenti di una delle tre forze di polizia, alternativamente Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, quotidianamente. Resta la questione migranti, circa 300 in città dopo la chiusura del centro di accoglienza al Campo Roia. Il 70% di questi però è regolare. Sono stati 16.000 i respingimenti dalla Francia sino a ottobre e si lavora a livello regionale per un nuovo centro di transito per migranti, ma non sarà a Ventimiglia. Si è ritenuto di escludere la città di Ventimiglia da questa ipotesi di ospitalità di un centro perché Ventimiglia ha già dato e dà ancora molto come città di confine a questo movimento di migranti, spesso regolare o spesso irregolare. Tutti d'accordo nel dire che al di là dei numeri la percezione di insicurezza diffusa sul territorio di Ventimiglia esiste, per lo più ingiustificata secondo il prefetto Intini, qualche volta comprensibile invece per il sindaco Scullino. Tutte queste persone che girano per Ventimiglia, che cercano di attraversare i 5 valici di frontiera, sicuramente non ci mettono nella condizione di poter vivere tranquillamente ed avere una qualità della vita che, mi ripeto, come che noi auspichiamo. Per fermare gli arrivi a Ventimiglia ha preannunciato il potenziamento di forze dell'ordine sulla tratta ferroviaria ligure fino al confine francese.